Esercizio sull'effetto Hall. Disegna e calcola la tensione, cioè la differenza di potenziale di Hall, che si crea tra i bordi di un sottile filo piatto di metallo, largo 2 cm, immerso in un campo B induzione magnetica perpendicolare al filo, da 10 millitesla, quando gli elettroni di conduzione vi scorrono con 5 mm al secondo di velocità di deriva. Adesso fermate il video e provate a risolverlo da soli, poi semmai guardate lo svolgimento alla fine. Questo è lo svolgimento, vediamo il filo di spessore 2 cm immerso in questo campo B induzione magnetica rappresentato qua per esempio con le crocette, quindi un campo B entrante nel foglio da 10 millitesla, potevamo anche disegnarlo che usciva, l'importante era che fosse un campo B perpendicolare al filo. E immaginiamo un elettrone di conduzione, sappiamo che sono gli elettroni, le cariche negative a muoversi, che si sposta con la velocità di deriva verso sinistra. Questo vuol dire che la corrente in realtà scorre a destra. Infatti un flusso di cariche negative a sinistra corrisponde a una corrente che scorre verso destra e giustamente la velocità di deriva di questi elettroni è molto bassa, mezzo centimetro al secondo. Poiché il filo offre una certa resistenza e queste cariche elettriche, questi portatori di carica, fanno molta fatica ad attraversare il reticolo cristallino, quindi urtano continuamente contro i nuclei degli atomi, contro insomma gli atomi del reticolo e perciò il loro avanzare è molto lento. La domanda del problema è calcolare la differenza di potenziale di Hall, che tra poco vediamo perché appunto è rivolta in questa maniera, cioè con il potenziale maggiore sul bordo inferiore e il potenziale minore al bordo superiore. L'obiettivo di questo esercizio è anche quello di crearsi un po' un valore, un'aspettativa per quella che è la differenza di potenziale di Hall. Non so, ci aspettiamo 10 volt, 1 volt, un decimo di volt, di più, di meno. Vediamo però prima come è disposta questa differenza di potenziale. Quando gli elettroni si muovono a sinistra, subiscono la forza di Lorentz o forza magnetica, che si calcola con la solita formula la carica, velocità, in questo caso di deriva, vettore B. La carica è negativa, quindi meno E. Scriviamo i numeri delle dita, quindi pollice, indice, medio, con la regola della mano sinistra, seconda regola. La velocità la mettiamo sul pollice va a sinistra, sull'indice mettiamo il campo B che entra nel foglio. Forza magnetica, il medio va verso l'alto e quindi è questa forza colorata di colore rosso, qui l'ho disegnata di nuovo, che spinge in alto questi elettroni, che vanno perciò ad accumularsi sulla parte superiore lasciando scoperti al bordo inferiore i nuclei atomici. Ecco perché si accumulano le cariche positive, sono i nuclei atomici rimasti scoperti. E quindi ecco il motivo per cui si crea quella differenza di potenziale. Però l'accumulo di elettroni verso il bordo superiore non avviene all'infinito perché, intanto che si accumulano gli elettroni, si crea anche un campo elettrico, come se ci fosse un condensatore che ha le lastre sui bordi. Non c'è un condensatore, ma questa differenza di potenziale si comporta come un condensatore, quindi genera un campo elettrico rivolto verso l'alto. Di conseguenza, questi elettroni, oltre alla forza di Lorentz, subiscono anche la forza elettrica, che si calcola Q per il campo elettrico. La carica è negativa e questo vuol dire che la forza elettrica va dalla parte opposta al campo, se il campo va in alto, la forza elettrica va in basso ed è quest'altra freccia colorata in blu. Del resto è anche logico che questa forza elettrica va in basso perché gli elettroni sono contemporaneamente respinti dal bordo superiore carico negativamente, quindi dagli altri elettroni che si erano accumulati, e allo stesso tempo attratti dalle cariche positive sul bordo inferiore, cioè dai nuclei atomici rimasti scoperti. La situazione raggiunge un equilibrio stabile e quando la forza magnetica che vuole accumulare questi elettroni in alto diventa uguale alla forza elettrica, che invece respinge gli elettroni verso il basso. Dall'uguaglianza tra queste due forze, forza elettrica uguale forza magnetica, possiamo trovare la tensione di Hall. Intanto vediamo che queste prime due formule sono formule vettoriali e sono scritte infatti le relazioni tra i vettori, lo vediamo dalle frecce. Quando invece noi togliamo le frecce e inseriamo poi i valori numerici, allora passiamo dalle formule vettoriali alle formule scalari, cioè utilizziamo soltanto in pratica i valori numerici. Quindi qui sparisce il prodotto vettoriale.
e viene sostituito dal seno dell'angolo compreso fra la velocità di deriva e b. Ma questo angolo è di 90 gradi perché la velocità di deriva va a sinistra, il campo B entra e l'angolo è di 90 gradi. Quindi la formula scalare della forza di Lorentz diventa la carica elettrica, qui ho scritto Q in modo generico, per la velocità di deriva, per B per il seno di 90 gradi che fa 1. L'altra formula scalare diventa forza elettrica uguale QE. Quindi la carica elettrica si semplifica, al posto del campo elettrico scriviamo la differenza di potenziale diviso D, come fosse un condensatore, campo elettrico generato da una differenza di potenziale. Infatti sappiamo che il campo elettrico può essere visto anche come conseguenza della differenza di potenziale tra il bordo inferiore e il bordo superiore, delta V su D. Con la formula inversa ricaviamo delta V. E andiamo a sostituire i valori, quindi velocità di deriva 5 per 10 alla meno 3 perché erano millimetri al secondo, B, il campo induzione magnetica è 10 milli, 10 alla meno 3 milli Tesla, e poi lo spessore 2 centimetri, 2 per 10 alla meno 2 metri. Ora 5 per 2 per 10 fa 100 e si semplifica con 10 alla meno 2, rimane perciò 10 alla meno 3, 10 alla meno 3, 10 alla meno 6, poi rimane metri per metri, metri quadrati, rimane secondi e infine al posto dell'unità di misura Tesla scriviamo Newton su ampere metro. Dopodiché ampere è coulomb al secondo, il secondo si semplifica, un metro si semplifica con l'altro metro e perciò rimane Newton metri su coulomb. Ma Newton su coulomb è uguale a volte su metri come indicato qua sotto. Infatti ce lo ricordiamo perché il campo elettrico si può scrivere sia come delta V su D, l'abbiamo appena utilizzato, e quindi il campo elettrico si misura in volt al metro, ma si può anche scrivere il campo elettrico come la forza elettrica diviso la carica di prova, quindi la forza elettrica Newton diviso la carica Coulomb. Perciò l'uguaglianza di queste due formule del campo elettrico ci dice che Newton su Coulomb è uguale a volt su metri. Perciò al posto di Newton su coulomb mettiamo volt su metri, semplifichiamo metri, il risultato è 10 alla meno 6 volte. Qual è quindi la conclusione? Che questa tensione di Hall è molto piccola, molto difficile da misurare. Stiamo parlando di microvolt, milionesimi di volt. Un'ultima considerazione, la configurazione che si è venuta a creare è molto simile a quella di un selettore di velocità. Infatti noi sappiamo che in un selettore di velocità c'è un condensatore, qui non c'è un condensatore, ma c'è una differenza di potenziale sui due bordi inferiore e superiore del filo. Quindi è come se fosse un condensatore che genera un campo elettrico. Inoltre c'è un campo B, induzione magnetica, che entra nel foglio e sulla particella carica, in questo caso l'elettrone, agiscono due forze uguali opposte, una forza magnetica e una forza elettrica. Quindi è esattamente la situazione del selettore di velocità e le due forze uguali permettono alla particella carica di andare dritta. Dunque, questo esercizio è come se fosse un selettore di velocità in cui si chiede qual è la differenza di potenziale da porre sulle lastre di un condensatore, affinché lo strumento selezioni la velocità 5 mm al secondo? E la risposta è proprio questa: la differenza di potenziale da porre sulle lastre del condensatore è un milionesimo di volt. Quindi, in definitiva, l'effetto Hall non è poi così tanto diverso